Ciao a tutti, sono Giovanna Frene Volevo parlarvi oggi del libro di Marco Amore Farragine che ho prefatto nel 2018 che è stato pubblicato nello stesso anno da Samuele Editore eh, Due parole su Marco Io In realtà l'ho conosciuto virtualmente una decina di anni fa quando per la prima volta mi scrisse era, credo, l'ultimo anno di liceo e mi chiedeva cosa avrebbe potuto fare per continuare appunto a scrivere e io l'unica cosa che gli ho potuto dire era appunto di continuare a studiare perciò in realtà mh, conosco un po' anche l'evoluzione della sua scrittura e questo testo è estremamente particolare è stato scritto nel 2011 quando Marco aveva appena 20 anni io l'ho definito una sorta di summa o libro massa adesso lo chiamerei più che altro un libro mondo perché è un libro che parla sì di un amore maledetto con tutti gli antecedenti che possono essere riferibili sia a Petrarca che a Dante, eh, con passaggi che prendono dentro la grande tradizione modernista europea. Eh, ma è anche un libro eh, molto particolare perché eh, Marco vi declina anche le sue così, conoscenze filosofiche, eh, sociologiche, ma addirittura anche economiche e politiche e questo si vede sia dalla ricchezza del lessico eh, ma anche appunto delle idee espresse. Tanto per darvi un'idea appunto di cosa tratta questo libro vi leggerò due testi, uno più prettamente amoroso e un altro dove questa, come dire, visione sul mondo viene articolata in maniera più complessa. Tu, tanto docile ma acerba, hai sfogliato la prole dalla chioma immortale, la materia che sorvola una stanza intorno a cui l'orbita si libra durante l'agonio drammatico d'amore. Ecco, sentite che stanza è già un termine che richiama tutta una dimensione petrarchesca, mentre. L'agore drammatico d'amore si rifà tutta la tradizione, non solo occidentale, ma insomma anche latina e greca. Marco ha una cultura classica abbastanza consistente. Il secondo testo. Detto che la democrazia è il malinteso più volgare dell'uomo, si tenga presente che per l'attuale sviluppo non si può fare a meno dell'equivoco. La politica è uno di quegli sbagli incancellabili che si può solo cercare di aggiustare a belle e meglio con lo scotch. La politica è scissione, acrimonia. Iuis dovrebbe sapere come si addestra un diavolo. Giaculatoria alla delusione. Ho chiesto un fiore, amami. Era il rampollo di una celidonia. Il fiore sono i miei occhi incandescenti. Ti amo, rispose, ma non si schiuse. Ho supplicato una poiana di amarmi. Lei mi trotterellò su una spalla, mi beccò affettuosamente un orecchio e ne trasse per sbaglio un capolavoro di Cheikhov. Ti amo, rispose, ma volo altrove. Ho chiesto a una donna di amarmi e lei mi ha deriso, ignara della mia condizione. Ogni sua occhiata è una risata, ogni suo pensiero uno sberleffo. Insomnia e WISTON Blue. C'è quest'ombra che attraversa il cuscino di sera, una falena che ha affuso la dita flessibili, i piedi in un paio di scarpe scherms come risate in diretta, on air. Svegliato da un sonno ipnagogico spalanco le palpebre di fronte alla minaccia del sonno. Ogni sera è il medesimo quesito, e ogni sera le falene con gli ali ai piedi si prendono gioco di me. Beltà che si sfama, calpestando scalza mulie briformi di verdi all'ombra di un ginepro. Che serpeggia in informe all'ultimo raggio di sole dove germoglia la speme. I colori della vanità sono tenui come sfumature pastello, ma basta prendere appunti. Enuncia tutte le montagne, eccetera, di che i segreti del mondo riposano nei luoghi remoti dove la luce penetra dalla porta sul retro. Un quarto di sigaretta nel posacenere vuoto quanto la sensazione di chi sogna di cadere nel vuoto mentre dorme.